Ciao ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video, buon pomeriggio. Allora, sto registrando dopo un po' di tempo, come vedete, ho fatto un'ulteriore pausa dal canale perché avevo diverse cose da fare, ho anche ripreso a lavoricchiare un pochettino, per cui ho abbandonato per un attimo il canale. Non sparisco, alterno momenti di assenza e momenti di presenza. Portate pazienza, se aveste un account Instagram vedreste che lì sono più presente, quindi se volete un maggior contatto con me mi trovate su Instagram, lì sono leggermente più presente. Allora, oggi di che cosa parliamo? Oggi voglio parlarvi di prodotti wow, quei prodotti che mi fanno diventare gli occhi non a cuore, a stella. Avete presente quella emoji di WhatsApp che ha gli occhi, che sorride agli occhi con le stelle? Ecco, sono dei prodotti che ho testato ultimamente, nell'ultimissimo periodo, in questi giorni di assenza, no? In realtà è anche da un po' più di tempo che li sto testando, utilizzando, e mi hanno veramente colpito perché sono veramente buoni, belli e buoni. Allora, sono due bagnoschiuma, tre prodotti che possono considerarsi per il corpo, quindi profumati, diciamo un profumo, un deodorante e un'acqua profumata, perfetto. E poi tre porcate golose che mi sono mangiate nell'ultimo periodo mi hanno regalato grande soddisfazione morale, ma anche fisica, devo dire la verità. Bene, da cosa partiamo? Partiamo dai bagnoschiuma. Allora, un bagnoschiuma di questi due l'ho già finito perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Allora, si tratta del Sienna Caring Shower Cream with a Delicious Coconut Scent. Adesso togliamo un attimo l'inglese, praticamente in cosa consiste? È un bagno crema, doccia schiuma, al cocco. C'è scritto zero siliconi, ma non ci importa. Quello che mi importa segnalare è che questo mi è stato regalato da Terry, me l'ha mandato, mi pare, un paio di mesi fa, forse anche tre. Ciao Terry, ti saluto, ti mando un bacio e mi ha fatto un regalo delizioso. Ragazzi, questo bagnoschiuma ha un profumo splendido, ma non di cocco. Attenzione, e qui arriva il bello. Avete presente il profumo di erbolario all'olio d'argan? È un profumo che sa molto di nocciolina, nocciolina tostata, ecco, sì. Nocciolina tostata, un po' vanigliosa, un po' cacaosa, comunque siamo sulla nocciolina tostata. Ecco, per me questo bagnoschiuma qui della Sienna sapeva di nocciola, una roba buonissima. Non sono l'unica ad averlo detto perché senza dire niente l'ho fatto usare anche a mio marito, perché mio marito prende le cose che ci sono lì, non è che sta a guardare. Non sapeva fosse al cocco, mi fa: Madonna, ma hai preso questo bagnoschiuma qui alla nocciola? Ho detto no, questo me l'ha mandato Terry ed è al cocco, però è vero che sembra nocciola e anche lui mi ha detto sì, questo odora di proprio di nocciola, crema spalmabile alle nocciole, se vogliamo ricondurre l'odore a un qualcosa di gourmand. Se invece vogliamo ricondurre l'odore a un profumo che già conosciamo, direi che somiglia molto a olio d'argan di Erbolario, che tra l'altro è un profumo che io ho già avuto, mi è piaciuto molto, però purtroppo come quasi tutti gli Erbolario su di me durano pochissimo e quindi olio d'argan è uno di quelli, nel senso che io spruzzo spruzzo, dura mezz'ora, un'oretta e poi ciao, buonanotte, io non lo sento proprio più. Niente, questo è un bagnoschiuma meraviglioso. Credo che costi molto poco, sono 300 ml di prodotto, è una crema sofficissima, fa tantissima schiuma per cui ne basta poco, vi lava bene, non vi irrita la pelle e vi lascia questo profumo di nocciolina super iper mega coccoloso. Se dobbiamo essere onesti, questo odore di nocciolina io lo sentirei meglio d'inverno, quando diciamo fuori fa un pochino più freddo, un odore così, nocciolina tostata, che scalda un po' è piacevole. Però devo dire che in questi giorni di tempo impazzito, perché qui a Torino io sinceramente non so più come vestirmi, oggi ho la felpa e ho caldo, ieri avevo la maglietta e avevo freddo, quindi in questi giorni di follia climatica devo dire che mi ha accompagnato bene, sono stata comunque molto molto bene. Non mi ha dato nessun fastidio, non mi ha scaldato troppo la pelle, ecco. Molto molto buono. Ve lo segnalo e spero che lo troviate. Fatemi sapere, io da tantissimo tempo che non vado al Lidl perché non mi è mai più capitato. Vado in altri discount oppure vado in altri supermercati. Questo è un periodo che gira così. Sono molto altalenante. Adesso, per esempio, vado spesso da Aldi. Così, perché mi va di andare da Aldi. Andiamo al secondo bagnoschiuma. Qui ragazzi vi sto per presentare, ma credo che di avervelo già accennato negli anni, vi sto per presentare il mio bagnoschiuma preferito.
della vita. Quindi proprio il mio bagnoschiuma. Questo è il bagnoschiuma che mi rappresenta a me totalmente, fedelmente, e quindi direi anche il profumo analogo. Questo è il mio bagnoschiuma preferito ed è lui. Roger Gallet Gel Douche Vivifiant. Smettiamola di leggere in francese o nelle lingue originali, ma leggiamo, traduciamo tutto all'italiano. Allora, questo è un bagnoschiuma del marchio Roger et Gallet che si chiama Jean-Marie Farina. Jean-Marie Farina è l'inventore di questa colonia, proprio la colonia di Roger et Gallet. Mi sembra che questa colonia sia nata tipo nel 1836, 1880, ora non lo so. Comunque ha un sacco di anni, direi 2 secoli di sicuro. È un bagnoschiuma meraviglioso per il semplice motivo che sa proprio di colonia agrumata, energizzante, vivificante. Allora, qualcuno trova similare questa profumazione con l'acqua di colonia 4711, quella original, quella classica che vi ho già mostrato nei profumi finiti, mi sembra, lo scorso mese. No, secondo me sono diverse. Quella lì è un po' più, diciamo, basilicosa, diciamo più verde. Questa è più agrumata. Quella 4711 su di me dura veramente il tempo di 2 starnuti. Dai, facciamo 3 starnuti. Questa dura di più. Questa, proprio quando sei sotto la doccia, è veramente, veramente piacevole. Proprio io devo annusarla perché non resisto. Ecco, l'unica criticità è che pur avendo le unghie lunghe, mi devo spaccare un'unghia ad aprirla, però non importa. Cioè, ragazzi, questo è un capolavoro della cosmetica francese. Qui abbiamo degli agrumi amari, freschi e verdi. Cioè, questa è la colonia perfetta, il bagnoschiuma perfetto per la primavera e l'estate. Poi, se uno dice, ma a me che me frega, lo voglio usare d'inverno, per carità, fantastico. Diciamo che io d'inverno preferisco più una profumazione tipo la nocciolina tostata, tipo il cioccolato fondente, eccetera. Però questo è il mio bagnoschiuma preferito della vita, perché tutte le volte in cui lo compro, e questa sarà già la terza, io mi innamoro, cioè mi vorrei fare la doccia praticamente 6 ore al giorno. Non riesco a staccarmici. E una cosa emblematica è che mio marito ha i suoi bagnoschiuma lì nel box doccia e se ne strafotte e usa questo, capite? Cioè, anche lui è innamorato di Roger Gallet. Gel Douche Vivifiant Jean-Marie Farina. Allora, di Roger Gallet ne esistono un miliardo. C'è Fleur de Figuier, quindi quello al fico, esiste quello all'ylang ylang, esiste Bois d'Orange, ne esistono Gingembre Rouge, che è quello allo zenzero. Ce n'è tantissimi, veramente tanti, e continuano a uscirne. Ce n'è anche uno alla rosa. Io ne ho provati diversi negli anni, tutte le volte che vado nelle farmacie e hanno i tester di Roger et Gallet mi spruzzo alla grande, però devo dire che su di me i profumi Roger et Gallet, le colonie Roger et Gallet non durano, quindi quasi, durano un po' di più della 4711. La 4711 dura mezz'oretta, Roger et Gallet mi dura 3 quarti d'ora, un'oretta, dai, un'ora se la fa. Però per quanto riguarda i bagnoschiuma, anche lì, e anche le creme per il corpo, ne ho provate diverse, sia in campioncino che in crema mani, perché ho usato anche delle creme mani in passato. Niente mi fa, come dire, non amo nessun'altra profumazione se non questa, la Jean-Marie Farina. Poi sapete anche che io sono un amante delle colonie, di conseguenza, se non mi piace l'acqua di colonia, quindi questo effluvio tipicamente agrumato, energizzante, frizzante, brioso, non fa per voi. Se invece amate queste profumazioni qui fresche, dovete comprarla almeno una volta nella vita. Provatela e poi ditemi. Per me è semplicemente fantastica. Guardate, sono già a metà e l'ho utilizzata tipo 5 volte, una volta mio marito, poi quando poi l'ho sorpreso usarla ho detto tu non ti permettere ad usare la mia Roger Gallet che hai già i tuoi bagnoschiuma, perché questa è mia, è sacra. Questa l'ho comprata su internet, sono 200 ml di prodotto, è un tubo che costa sugli 8 euro, quindi dico che è un prodotto caro, assolutamente sì, il motivo per cui non lo vado a comprare sempre, lo compro una tantum. Ma il video che registrerò dopo di questo sarà un video acquisti veramente molto ricco, perché mi sono proprio sfogata nel mese di maggio, eh. Attenzione, ho fatto tanti di quegli acquisti imbarazzanti che mi sembra anche giusto condividere con voi. Quindi, per
Però questo è il mio bagnoschiuma della vita, Roger Gallet Jean-Marie Farina. Per favore provatelo quando andate in quelle farmacie che lo contengono, oppure lo contengono, tengono questa come marca, oppure cercatelo online. Io online l'ho pagato 7,90 euro, ma credo che sia più o meno un prezzo imposto. Provatelo. Simone in passato ha avuto anche l'acqua di Colonia e logicamente quando ce l'aveva lui me la spruzzacchiavo anch'io. Un'oretta di persistenza e poi fine. Andiamo avanti con i prodotti per il corpo profumati. Allora, partiamo da un'acqua profumata, anche questa quasi terminata, ce n'è proprio una gocciolina. Questa l'ho comprata la scorsa estate al negozio della Perlier. Sapete che d'estate, quando ci sono i saldi alla Perlier, io una capata la devo fare e poi faccio grandi guai. Ebbene sì. Quindi la scorsa estate mi sono comprata diversi profumi della Perlier, quelli della linea vaniglia più altri frutti, ma nel mentre mi sono comprata anche delle acque profumate. Avevo preso Anemone del Giappone, che vi ho fatto vedere nell'ultimo video dei profumi finiti, avevo preso un'acqua profumata della Chelemata alla menta, che non ho ancora utilizzato perché me la metterò d'estate per rinfrescarmi, e poi avevo preso questa acqua profumata al caprifoglio e il tè rosso. Allora, tra le tante note floreali che a me piacciono particolarmente, parlando di profumi, c'è sempre stato il caprifoglio. L'ho conosciuto tanti anni fa perché mia zia aveva tutto il set di Erbolario. Erbolario aveva proprio il profumo, cioè Erbolario aveva fatto uscire e mia zia aveva il profumo, la crema per il corpo, il talco, il bagnoschiuma e forse anche la crema mani. Aveva praticamente tutta la linea di caprifoglio. Io quando la sentivo a casa sua, ero adolescente, mi piaceva da matti. Poi non so perché l'ho un po' perso di vista, ma non è che ho perso di vista proprio il caprifoglio di Erbolario, ho proprio perso di vista un po' questa nota floreale. La trovo che non sia poi così tanto utilizzata. Nei profumi floreali bianchi ci mettono sempre la solita gardenia, la solita fresia, la solita magnolia, il solito gelsomino, quello poi proprio a fiumi ce lo buttano, ma il caprifoglio non è facile da trovare, per cui quando trovo io qualcosa con scritto caprifoglio già mi vengono appunto gli occhi a stella. Avevo provato quest'acqua profumata, ho detto boh, la prendo, e infatti adesso che l'ho messa in uso mi piace tantissimo perché sento davvero il profumo del caprifoglio, lo trovo molto 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 primaverile, mi ricorda un pochino, non posso dire che l'odore è uguale, ma lo trovo similare al tiglio. Avete presente il profumo Ombra di Tiglio di Erbolario? Ecco, siamo più o meno su quella falsa riga lì. Tiglio, caprifoglio, più o meno sono simili, perlomeno al mio olfatto, ecco. Questa acqua profumata incarna bene la profumazione appunto di caprifoglio. Qui si legge caprifoglio e tè rosso, sinceramente il tè è una di quelle note che, al contrario del caprifoglio, proprio non mi fa impazzire nei profumi. Dove c'è il tè, ecco, cerco di evitare il profumo, perché è una nota che non mi piace, ma che semplicemente mi annoia, la trovo un po' troppo piatta. Quindi mi piace quest'acqua profumata perché sa di caprifoglio. Se la trovate, ve la consiglio. Fa parte della linea La Voglia Matta, marchio Perlier. Ottima. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Con altri due prodotti profumati per il corpo. Allora, partiamo da questo profumo qui. Profumo della Fila, vedete il simbolo. La Fila, che cos'è? Semplicemente un marchio sportivo tipo Champion, Adidas, Diadora, eccetera, eccetera. Lo scorso anno mi sono comprata questo bel profumo. Perché l'ho comprato? Per una ragione veramente molto elementare, perché sono 100 ml di profumo e perché all'interno della confezione, una confezione veramente fatta bene, una bella scatola colorata bella, c'era una maglietta di cotone bianca con scritto Fila. Una maglietta direi unisex, anche se loro la volessero mai spacciare per femminile, assolutamente no, perché è una maglietta, proprio una t-shirt di taglio regolare, quindi proprio unisex. Bianca, cotone, 100% cotone con scritto Fila. Quindi io, vedendo questa confezione, forse avevo anche qualche sconto da Ipersop, ho detto me la prendo. Profumo da 100 ml più t-shirt, l'ho pagato, mi sembra 25 euro. Direi poco. Quindi questa è stata l'unico, diciamo, l'unica spinta all'acquisto. Sono rimasta molto molto stupita quando ho iniziato a usare il profumo, vale a dire un mese e mezzo fa. Vedete come siamo già a più della metà.
perché veramente è un profumo fatto molto molto bene. È un floreale fresco adattissimo alla primavera, ma secondo me anche molto conciliante d'estate perché appunto conserva questa freschezza. Su Fragrantica si legge floreale acquatico, ma secondo me assolutamente no, è un floreale fruttato riuscito piuttosto bene, dove la componente floreale spicca di più su quella fruttata, ma quella fruttata c'è e diciamo che serve a dare un tocco di dolcezza appunto ai fiori. È molto molto fresco, ve l'ho già detto un attimo fa, è un profumo pensato veramente molto bene perché è un profumo, a mio avviso, che si adatta bene a tutti i contesti, quindi può star bene in un contesto di ufficio, quindi un contesto lavorativo, ci può star bene una sera in un'uscita con le amiche, può star bene in un'uscita pomeridiana andare a prendersi un gelato, è veramente un profumo molto molto versatile. Certamente va detto, leggendo la piramide, che non è un profumo originale. Assolutamente, sempre, abbiamo sempre i soliti frutti e più o meno sempre i soliti fiori, però è elementare, è fatto bene ed è versatile, lo trovo veramente adatto per fare un regalo. Questa è una recensione che ho scritto anche su Fragrantica. Se avete un'amica, che ama i profumi ma non ha dei gusti particolarmente definiti, quindi che ama solo gli speziati o solo i gourmand, ma gli piacciono genericamente i profumi floreali e fruttati, questo è un regalo fantastico che va davvero bene perché c'è il profumo da 100 ml, ripeto, anche la t-shirt che è bella, è fatta anche molto bene, 100% cotone, l'ho sbattuta in lavatrice 1 milione di volte, non si è mai rovinata né la scritta né il cotone, quindi fantastico. Se trovate questo prodotto non fatevelo scappare. Che altro dirvi? È una fragranza elementare, non originale, però fatta bene perché si adatta a tutti i contesti e la trovo molto molto buona. Ha una buona persistenza perché dura diverse ore sul corpo, ha anche una buona proiezione, quindi non rimane sempre statica. E che dirvi? Mi piace, la promuovo a pieni voti e devo dire che non me l'aspettavo, l'ho un po', diciamo, sottostimata perché ero guidata più che altro dalla maglietta, mi piaceva più la maglietta, poi profumi ne ho tanti, ho detto ma sì, prendo anche quel profumo. No, sono rimasta veramente molto molto stupita. Questo è un profumo che dura diverse ore, quindi è veramente buono. Ottima idea regalo, io credo che ci sia il corrispettivo al maschile, assolutamente sì, mi sembra di averlo visto, e credo che sia una confezione che esce soprattutto d'estate, perché io l'ho acquistata lo scorso anno, credo a luglio o ad agosto, qui sotto da Ipersop. Quindi se dovete fare un regalo, ma anche se a voi stessi piace un profumo poco impegnativo che non ha chissà quali note al suo interno, ma che comunque rende bene in qualsiasi occasione, questo ci può stare. Poi si intona con il rossetto, con la felpa e con lo smalto, cioè oggi solo questo profumo potevo mettere, e infatti l'ho messo. Veramente molto buono. Altro prodotto profumato che vado a promuovere semplicemente perché questo richiama la mia memoria olfattiva è un deodorante ed è il Malizia Brivido. Questo è il deodorante che ha usato mia mamma per tantissimi anni, tanto 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 tempo, perché lo compravamo praticamente al supermercato che avevamo lì a Bella Vista nel nostro quartiere. Era un deodorante che era spesso in offerta, ma lo vendevano, mi sembra, proprio solo questo della Malizia. Quindi mia mamma l'ha comprato tantissime tantissime volte e quando l'ho visto in promozione qui sotto da Ipersop mi mancava il deodorante e ne ho comprati tre. Ne ho presi tre, ovviamente di tre fragranze diverse, ma questo qui, Brivido, l'ho preso perché mi ha fatto venire in mente che quando aprivo il portagioie di mia mamma, come noi tutte, ma in realtà io non sono così, mia mamma comunque quando andava in ufficio nel suo zainetto, nella sua borsa, aveva sempre una pochette col deodorante, con la terra, con l'ombretto e col rossetto e anche una pinzetta e qualche salva slip. Quindi quando ho visto questo deodorante qui, ho detto, mi è venuta in mente mia mamma. Ora, mia mamma mi viene in mente più o meno tutti i secondi e tutti i minuti di tutte le ore di tutti i giorni, quindi questo è un ulteriore ricordo, ma questo deodorante quando me lo spruzzo io vedo e sento arrivare mia mamma a casa dall'ufficio alle 4:30 quando finiva di lavorare, quindi questo è semplicemente un ricordo olfattivo, mi andava di condividerlo con voi, è una roba un po' nostalgica. In questi giorni sono nostalgica, veramente io lo sono sempre, sono proprio un tipo nostalgico. Mi viene un po' anche così. Vabbè, che dirvi?
meraviglioso, mi piace tanto. Che dirvi, è un po' floreale, un po' ambrato. Ha un po' di opulenza, devo dirvi, questo deodorante. Secondo me è dovuto all'ylang ylang, vedo che c'è infatti. Ylang ylang, fiore d'arancio, gelsomino e mughetto, quindi diciamo che siamo sui fiori, però secondo me c'è anche un sottofondo ambrato che lo rende leggermente caldo, a dispetto del colore della lattina, ecco, della latta. Niente, questo è un deodorante che quando lo annuso mi viene in mente mia mamma. Però togliamo i ricordi olfattivi. Vi devo dire la verità, io questo lo sto usando proprio come deodorante, non come acqua profumata e non come profumo. Questo lo vado a spruzzare proprio a vaporizzare sotto le ascelle dopo averle deterse, dopo la doccia. E mi tiene tantissimo, lo sapete, che qualche giorno fa Simone mi ha abbracciato, come succede a tutte le coppie di questo mondo, e mi dice: "Ma sto deodorante è veramente una bomba perché tiene tantissimo." Ottimo, ottimo, ottimo. Spesso in promozione, io ve lo consiglio. Sono 100 ml di prodotto, e anche in promozione costa pochino perché ce n'è pochino. Però è veramente buono, ha una bella resa, mi piace. Ma adesso veniamo alle schifezzuole, alle porcate, che devo dire non sono delle vere e proprie porcate. Vi volevo un po' ingannare all'inizio del video, vi ho detto delle porcate che mi hanno tenuto compagnia. In realtà, attenzione, sono tre prodotti mangerecci, quindi tre prodotti alimentari piuttosto salutari. Vi ho stupito, è vero? Ogni tanto riesco a essere anche un pelino imprevedibile, ogni tanto un po' di sagittario che c'è in me esce fuori. Allora, mi è venuta voglia ultimamente di marmellata, così, tanto per variare un po', togliamo un po' di cioccolata, buttiamo dentro un po' di marmellata, un po' di frutta, un po' di qualcosa di sano. Però mi è venuta voglia di marmellata, ma una marmellata un po' diversa dal solito. Sono sempre la solita albicocca, pesca, frutti di bosco, oppure la mia preferita, mirtilli, due palle. Prendiamo qualche marmellata un po' più da degustazione, un po' più che suscita curiosità nelle papille gustative. Molto bene, quindi mi sono comprata tre marmellate. In questo video ve ne mostro due perché la terza ancora non l'ho assaggiata. Allora, mi sono presa come prima marmellata questa confettura extra, che poi la marmellata è solo di agrumi, quindi ho sbagliato, confetture. Confettura extra di giuggiole, nella fattispecie giuggiole romagnole. Allora, conoscete il frutto della giuggiola? Perché questo è importante. Allora, io l'ho mangiata a casa di mio papà. Un annetto fa l'ha comprata Fiorenza, che è la moglie appunto di mio padre, ne ha comprate un po' e ce le ha fatte assaggiare a me e Simone. Noi le giuggiole le conoscevamo soltanto per il detto che dice appunto andare in brodo di giuggiole. Basta, questa era la mia conoscenza di questo frutto, non ne sapevo niente. Poi l'ho assaggiato e devo dire che non mi è dispiaciuto. È un frutto praticamente piccolino. Il disegno non rende, piccolino. La buccia è o verde o un po' marroncina, dipende. E piccolino, si mangia con la buccia e personalmente, secondo il mio gusto, ricorda molto il sapore della mela. Quindi, se vi piacciono le mele, potrebbero essere di vostro gradimento anche le giuggiole. Io ho visto appunto sta confettura su internet e me la sono pigliata subito perché le cose nuove a me piace provarle. E devo dire che mi è piaciuta, me la sono finita in pochi giorni, sono 170 grammi di prodotto e gli unici ingredienti, scusatemi, sono le giuggiole, zucchero di canna e succo di limone. Quindi non abbiamo pectina, non abbiamo altri conservanti, non abbiamo troppi zuccheri, è veramente una confettura particolare. Ma perché dico che particolare? Perché non ha la solita consistenza delle marmellate, delle confetture molto lisce, molto cremose. Questa ha proprio la consistenza farinosa quasi della mela o anche della pera. Quindi mi sento di consigliarvela se vi piace innanzitutto la confettura, se vi piacciono le mele e se siete un po' curiosi. Questa qua di giuggiole, secondo me, potrebbe fare al caso vostro. Ok. Ma molto di più di questa di giuggiole mi è piaciuta tantissimo questa marmellata qui della Probios. Altra marmellata un po' inconsueta, un po' diversa dal solito, alla rosa canina. Anche qui la mia conoscenza della rosa canina, devo dire, era veramente, cioè nel senso che ignoravo cosa fosse la rosa canina, sapevo che era un frutto, che semplicemente è un frutto ricco di vitamina C, perché questo l'ho sentito dire, l'ho letto da qualche parte, però non sapevo il sapore che avesse.
E devo dire che anche in questo caso sono rimasta piacevolmente stupita, era veramente ottima questa marmellata. Allora, il colore arancione, più o meno come la marmellata di zucca. Avete mai mangiato la confettura? Dico sempre marmellata. La confettura di zucca, io sì, la trovo deliziosa perché, come sapete, io amo il dolce. Ecco, il colore di questa qui è identica alla confettura di zucca, quindi proprio quell'arancione fluorescente Halloween, ecco. Però il sapore è a metà tipo tra l'albicocca e il limone, albicocca, pesca e limone, veramente particolare, mi è piaciuta tantissimo, 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 e questa forse mi dovrei vergognare perché 330 grammi, quindi più di 3 etti, l'ho finita credo in 8-9 giorni, veramente poco tempo, perché dopo pranzo mi veniva voglia di spalmarmela nelle fette biscottate. Veramente molto molto buona, vi leggo gli ingredienti se l'ipermetropia me lo permette: purea di rosa canina, succo di mela concentrato, purea di mela, gelificante, pectina e non vedo, ascorbato di sodio, probabilmente, che ascorbato di sodio non è la vitamina C, però quella sintetica, boh, non mi ricordo perché sono ipermetrope, magari ogni tanto dovrei mettermeli gli occhiali, però per far vedere il trucco non li metto, e però poi non riesco a leggere. Vabbè, comunque ha pochi ingredienti, si tratta di purea di rosa canina con un po' di limone, con un po' di zucchero, penso derivanti appunto dalla mela, ed è particolare, molto molto buona. Questa mi è piaciuta di più di quella di giuggiole perché ha proprio come consistenza quella consistenza liscia, un po' viscida, un po' cremosa appunto delle confetture, mentre invece quella di giuggiole sembrava più una purea. E questa invece è una confettura molto particolare. Se vi piacciono le marmellate, se vi piace degustare, perché secondo me è vero che uno dice: ma sì, tu sei golosa, per cui qualsiasi cosa dolce la mangi. No, io sono molto molto golosa, nel senso che tutto quello che è dolce non mi tedia, non arriva a disgustarmi, però do molta importanza al gusto, cioè mi piace degustare. Mi piace proprio godere di quell'attimo in cui io sto mangiando una cosa che mi piace. Quindi non è un abbuffarsi e buttare giù, ma sì, è dolce, ve lo butto giù. Eh no, perché a me, per esempio, vi faccio un esempio, il tiramisù è un dessert, è un dolce, a me il tiramisù non piace per niente. Vi ho fatto un esempio, quindi non lo mangerei. Cioè, se ce l'avessi davanti, pur amando io i dolci, il tiramisù non lo mangio perché non mi piace. Ecco, quindi questo voglio dire. Quindi diamo sempre importanza al degustare. Tutte le cose che io vi faccio vedere nei miei video, che riguardano appunto le porcate alimentari, sono tutte cose che io ho degustato dal primo morso alla prima masticata fino all'ultima cucchiaiata di prodotto. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo e l'ho comprato il giorno in cui ho fatto la prima dose di vaccino, adesso devo andare a fare la seconda, speriamo in bene, e l'ho preso appunto da Aldi. Ah, che bontà! Ero praticamente dopo aver fatto il vaccino, avevo voglia di fare merenda perché alle porcate non si dice mai di no, all'ora della merenda non si rinuncia mai. E ho detto a Simone: vediamo se c'è un supermercato qua nei dintorni, un po' diverso dal solito, e vediamo di sgranocchiare qualcosa. Boh, allora io non sono un amante delle barrette proteiche. Assolutamente no, ho sempre preferito le barrette di cereali oppure le barrette banalmente di cioccolato, punto. Però ho visto questa barretta qui alla cassa. Ho detto barretta proteica senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri. Non capisco che cacchio c'è dentro. Vediamo il gusto. Il gusto è cookies, anzi è chocolate chip cookies, quindi è gusto cookies americano, quindi biscotto con gocce di cioccolato americano. Tu, boh, ne prendo due. Ho preso due di queste al biscotto e ne ho presa una al cioccolato. Quella al cioccolato l'ha mangiata Simone proprio quel giorno, mentre io le mie, poi alla fine forse ho comprato altro, ho mangiato altro, me le sono mangiate dei giorni dopo. Ragazzi, questa barretta proteica è buonissima, cioè è una roba che io dico che è al pari, veramente, non sto scherzando, di mangiarsi un Twix, un Mars. Certo, il Mars è più voluttuoso e molto più dolce, questa è meno dolce, però è veramente appagante. Sa proprio di biscotto, vedi proprio le goccioline di cioccolato, veramente, veramente buona. Mi è piaciuta tanto, tant'è che ho detto a Simone sabato, seconda dose di vaccino, se possiamo ripassare da Aldi che me ne voglio comprare 150 di queste qui, veramente buone. Il marchio è Biotech USA.
Non lo conosco assolutamente, quindi non mi sento di dirvi ha dei buoni ingredienti, non ha dei buoni ingredienti, non lo so. È una barretta da 50 grammi, me la sono mangiata 2 volte a merenda, non mi ha riempito, non mi ha ostruito, perché molte volte dicono che le barrette proteiche chiudono. Cosa vuol dire? Che rendono magari stitici. Non è quello che è successo a me, assolutamente. Che dirvi? Io ve la consiglio. Cerco, provo a leggere gli ingredienti. Allora, preparato di proteine, siero del latte, proteine di albume, uovo in polvere e qualcos'altro di sodio che non riesco bene a leggere perché appunto sono ipermetrope e non ho gli occhiali. Se siete curiosi, provate queste barrette proteiche. Ci tengo a dire che nessuno mi sta pagando per dare queste opinioni, spero che lo sappiate, perché io sono proprio l'ultima persona che può sponsorizzare delle cagate biologiche, eccetera. Io vi dico solo le cose che magno e che mi danno grande, grande soddisfazione. Questa barretta proteica me l'ha data. Quella al cioccolato mi ha detto Simone che era buona, però io non l'ho provata. Ho provato questa qui al cookies, quindi mi sento di consigliarvi questa. Molto molto buona, se vi va dategli una chance. In realtà le barrette proteiche credo che si mangino prima di fare sport, ma io l'ho mangiata anche senza fare sport, ho fatto solo delle passeggiate ultimamente, basta. Bene, il video è finito, quando sono assente un po' di tempo dal canale, poi i video che ne conseguono sono sempre molto lunghi. Io spero che li guardiate per intero, fatemelo sapere. E se invece trovate questi video lunghi, fastidiosi, tedianti, noiosi, non so, eccetera, eccetera, per favore scrivetemelo perché allora io riduco notevolmente il volume di cose da dirvi e poi da mostrarvi. Però a me sembra anche giusto che dopo un tot di tempo che non ci si vede, tipo 8-9 giorni, ci può anche stare un video di mezz'oretta o no. Fatemelo sapere, io adesso vi faccio vedere nel prossimo video, vado a registrare un altro video, tutti gli acquisti che ho fatto a maggio perché mi sono veramente sfogata. Si salvi chi può. Un abbraccio, un bacio, ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere tutto, tutti i vostri prodotti wow, le vostre novità, se conoscete tutto quello che vi ho mostrato. Ciao!